Ciao a tutti, io sono Marco Cignoli. E io sono Lorenzo Bosi. E noi siamo i presentatori ufficiali di questa nuova edizione del Banana Quiz. Non ci resta che dare inizio alla nuova stagione del Banana Quiz 2019. Vai, prima concorrente di questa edizione 2019, buonasera. Buonasera. Come ti chiami? Rebecca. Da dove vieni, Rebecca? Verretto. Non sei sola, chi è che c'è di fianco a te? È una mia amica che... Come ti chiami? Sara. La conosci da? Quando siamo piccoline. Oh, siete cresciute insieme? Sì. Ancora la supporti? Sì, purtroppo sì. E tu supporti lei? È ovvio. Ecco, va bene. Come andrà questa simpatica Rebecca? Non lo so. Mi aspetto di tutto da lei. Va male, secondo me. Che cattiva, non è vero. Io sono una brava persona. Ok, è già finita un'amicizia questa sera. In numeri, come si scrive 5 centesimi di euro? Via. 05. Allora, lei ha già risposto senza nemmeno dare il tempo alla sua testa di ragionare e ha detto che 5 centesimi si scrive 0,5. Allora ti faccio una domanda, 50 centesimi come si scrive? 0,50. Ridono, giustamente. Centesimi. Cata la banana. Hai perso una... Centesimi, no! La risposta corretta era 0,05. Ok. Come si chiama il direttore d'orchestra di Sanremo, famoso per la sua barba? Via. Mi rigioco la banana. Non puoi non conoscerlo, è un mito, anche sui social. Non guardo Sanremo. Ha fatto anche Amici. Oddio. Pensa, direttore d'orchestra con la bacchetta e la barba proprio bella folta, bianca. Guardo queste cose, non lo so. Ma mi bocciate subito qua, ve lo dico. È Beppe Vessicchio. E chi è? Infondile un po' di sicurezza in se stessa, dai. Ecco. Vai Rebecca, ce la puoi fare. Grazie. Convincimento zero, secondo me, cioè proprio non è per nulla convincente, ma vabbè. Come si intitola il nuovo singolo dell'estate 2019 di Tiziano Ferro? Via. Chi ascolta più Tiziano Ferro? Domanda, te la faccio io la domanda adesso. Hai ancora 3 secondi. Il titolo è Buona Cattiva Sorte. Cattiva sorte per me, veramente. Cattiva sorte per te. Va bene, non è azzeccata una, hai fatto... Abbiamo iniziato col botto quest'anno, devo dire. Fortuna. Fatele un applauso, dai. Grazie. Se lo merita decisamente. No, dove vai? Non scappare, c'è il vetro, non puoi buttarti giù. Ascolta. Chi vuoi salutare? Voglio salutare quella bella ragazzina là in fondo che è mia cugina. Come si chiama? Claudia. Claudia, allora ciao Claudia e grazie comunque. Grazie. Siamo qua con Alessio. Va bene, dai, allora apriamo la nostra scatola delle domande. Secondo TV Sorrisi e Canzoni, che lavoro fa Giulia De Lellis? 10 secondi. Giulia De Lellis. Io non seguo, quindi non so. Giulia De Lellis. Non lo so. Tempo scaduto. Secondo TV Sorrisi e Canzoni fa l'esperta di tendenze. Vabbè, pazienza, perdi una banana. Ma ne è ancora una. Proviamo con la seconda. Magari avremo un po' più di fortuna. Nel programma Uomini e Donne, chi scelse Teresanna quando era tronista? Tina Cipollari. Tina Cipollari, un bacione per Tina Cipollari. Grazie carissima. Ci segue sempre. Purtroppo non è lei, perché la risposta giusta era Francesco Monte. Un salutone anche a Francesco Monte. Ciao carissimo, ciao ciao. Qual è il nome del compositore classico Vivaldi? 10 secondi. Vivaldi. Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi. Quindi si chiama Giuseppe Verdi Vivaldi. No. La risposta chiaramente è sbagliata perché era Antonio Vivaldi. Le 4 stagioni. Tan 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 tarara, tarara. No, non seguo gli italiani, le canzoni italiane. Le canzoni italiane. Tutt'altro. Vabbè. Niente, va che bene, gran peccato, così. Perdi anche l'ultima possibilità. Finisce così il gioco, anche te hai una possibilità di salutare qualcuno? Ma saluto anche i miei genitori, i miei amici, Alberto, tutti. Grazie, ci abbiamo provato. Buonasera, ci abbiamo saluto provato. Anche grazie. Te. Grazie. Boh, grazie. Cara Gloria, eccoci qua. Eccoci. Intanto perché hai scelto di partecipare al Banana Quiz? Non lo so, così a caso. Facciamo rispondere allora, intanto come vi chiamate? Rebecca. Simona. Perché hai scelto di essere qua? Così a caso, abbiamo visto che c'era il tavolino e abbiamo detto ma si faccia. Che avete una passione per i tavolini. Per le figure di merda, più che altro. Da dove vieni?
Da Cervesina, grande paese. Grande Cervesina, guarda, parte anche l'applauso. Grazie, no, vabbè, ma non dovete modestare. Parte l'applauso per Cervesina. Un buco, però sono detto, è un buco. Vabbè, ma insomma, c'è chi piacciono i buchi, no? A me no. No, vabbè, insomma, c'è chi piace. Come si chiama l'attore protagonista di Una settimana da Dio? Via, non suggerite. Morgan Freeman. Lei mi risponde buttandosi indietro i capelli dietro le orecchie: Morgan Freeman. La risposta è Jim Carrey. Grazie, grazie. Di quale regione è tipico lo spritz? Via. La Lombardia. No. Lei è partita con un no proprio, cioè, perché no? Perché lo sai? Credo di sì, però lo sto zitta perché magari... No, in realtà potresti darci questa risposta così dimostri... No, aspetta, non lo... Veneto? Allora, lei, come ti chiami? Rebecca. Rebecca ha risposto Veneto, sai, cara Gloria. Guarda qual è la risposta. È Veneto, ragazzi, è Veneto. Lei lo sapeva, tu pensa. Lo stavo per dire, proprio hai detto, ma no, siamo in Lombardia, un po' di orgoglio per la nostra... Patriottico, dice, no? Certo, sì, l'hai fatto per la regione. Sì, in nome della nostra bellissima regione. Facciamo un appello al governatore della Lombardia, pagala, perché insomma sta facendo... Diciamo che lo spritz è fatto. Offrile uno spritz come minimo, insomma. Qual è il numero telefonico unico? Non suggerite, non suggerite. 8. No, no, ancora, aspetta. Questa è una citazione che io ho capito e che apprezzo molto. E a me piace. Rifalla. 118. Ecco qua, che bello. Questi omaggi mi piacciono, di spessore tra l'altro. Qual è il numero telefonico unico per le emergenze in Italia, non sanitarie? 112. La risposta è 112. Sì! Ma che... Almeno non ho fatto la figura della capra anche nell'ultima domanda. Esatto, e sai cosa ti dico? Che puoi anche andare avanti. Sì, che bello. Non ve l'aspettavate che fosse così esperta di numeri telefonici di emergenza? Sì, sì, sì. Perché li chiami spesso? Sì, sì. Quale motivo ti porta a chiamarli? Ogni 2x3 c'ho un malore, quindi. Davvero? Vabbè, non mi stare male qua, perché... In quale città si trova la sede della Borsa Economica Italiana? Via. Roma! Lo suggerite? Roma! C'è un proverbio che dice che pensare con la propria testa... Chi fa per sé, va bene. Era Milano, vero? Era esattamente Milano. Brava! E quindi... No, cioè, la capitale è Roma, io... Cioè... Vabbè, ma la capitale economica in Italia qual è? Milano. Ok, c'è bisogno che te lo dica. Sono dettagli. Allora, io ti proporrei di andare a cercare chi dal pubblico ha urlato Roma. È stato, venga qui su. Chi ha urlato Roma e dumazzate e via. Va bene. Il microfono. No, quello ci serve, grazie. Ma... Va bene, insomma. Vabbè. Ascolta, chi vuoi salutare? Nessuno. Mia nonna. Come si chiama la nonna? Alessandra. Ciao nonna Alessandra, ciao. Cucina bene? Sì. Domani sono... Mia nonna mi fai sta domanda. Lei in teoria è quella intelligente. Ma non... Bene, oh, fantastico. Allora, non mettiamo le mani avanti, io, per favore. Non... Ricordiamo il nome. Mettiamo Rebecca. Rebecca, fantastico. Allora, dai, cominciamo. Qual è la forma di governo italiana? Repubblica. Più esattamente, più nello specifico? Repubblica Democratica. La Repubblica Democratica e la risposta è esatta. Cosa è possibile trovare in una emeroteca? 10 secondi. Un'emeroteca? I tavoli, non lo so. I tavoli. Il vino, no. Effettivamente, quella è l'emeroteca. Effettivamente, negozio di tavoli. Ma a me piace, onestamente. Però purtroppo si trovano le armi. Però noi giustamente siamo pacifisti, io sbaglio. Esatto, esatto. Noi siamo contro le armi. Le armi. Contro la violenza. Quindi... No, non è vero. Viva le armi! E viva soprattutto, grazie gentilmente, la violenza! Vogliamo fare... È giusto essere... No. Grazie. Questo è un messaggio di pace che ci serve in questo 2019. Qual è il nome d'arte del rapper Federico Leonardo Lucia? Vabbè, dai. Fedez? La risposta è corretta. Di quale nazionalità era l'artista Frida Kahlo? 10 secondi. Messicana. Messicana, la risposta è corretta. Perché lei pesca quelle che sapevo? Cioè, perché io proprio a sfiga. Certo, perché Frida Kahlo, ricordiamo che era messicana.
Cosa faceva nella sua vita? Dipingeva. Poeta e pittrice. Fantastico. E poi si è anche spaccata la schiena, giusto? Sì. Porra, fiala. Il monociglio. Rabat è il nome della città capitale di quale paese? 10 secondi. Thailandia? Non lo so. Thailandia. Ci spostiamo leggermente. È il Medio Oriente. La risposta è giusta perché è in Marocco, quindi... Qual è il nome del celebre stilista inventore delle scarpe con il tacco e la suola rossa? Con le ciabatte. Dior, ma che ne so? Dior, però c'è chi lo sa forse? Non è vero. Non è vero? Le ciabatte. Io ci porto la donna a cena. Mia nonna. Mi spiace tantissimo, la risposta giusta non era Dior, ma... Louboutin. Louboutin. Sicuramente lo conoscono tutti. Certamente. Quindi mi spiace, ma il gioco finisce anche per te. Dai. È stato un piacere gigantesco. Un applauso. Okay. Arriva l'applauso del banana. Congratulazioni. Allora, facciamo prima un applauso. Oh, per cominciare e dare un po' di carico. Forza! Ti voglio bene, Simo. Andiamo a vincere. Dai, Simo! Vai Simo, come ti chiami? Simone. Ecco, ma va, guarda. Qual è il nome di battesimo del cantante Jovanotti? Via. Dai, frate. Lorenzo. Basta. Lorenzo. È Lorenzo! Bravo! In quale stato americano si trova la città di Miami? Via. Florida. Buono, non pensa nemmeno un secondo. Voi dite no perché? Dove si trova? Ma per me è dall'altra parte. No, no, è lì, è giusto. Dall'altra parte. Quindi è vicino a New York e nevica. No. E nevica Miami. Boh, no, fa troppo caldo a Miami. No. Troppo caldo, va. È Florida! Evviva! Nel film, la mamma del cerbiatto Bambi muore per colpa di che cosa? La mamma la conosci. Li sparano? Allora, sparano alla mamma, dice lui. Sai che muore per colpa di un cacciatore che spara! Che cosa voleva il papà di Mahmood nella sua canzone più celebre? Che cosa voleva nel testo, cioè, come tema? 5 secondi! Non lo so, banana. Questa era veramente facile. Soldi. Era soldi. Com'è che fa la canzone? La canta, sapete? Lui, canta lui. Oh. Volevo solo soldi. Tu, soldi. A me. Volevi soli. Esatto, soldi. Vedi la San. Soldi. A tempo è proprio, a tempo di brutto, certo. Chi è il papà del figlio di Belen? Il papà del figlio di Belen. Questa la so, Il nonno di Belen. Ma no! Oh, il marito. Ah, ah, Stefano De Martino. Sei un mongolo! Vabbè, io non servo a niente, vado a casa, non ho neanche detto è giusta. È giusta! In quale città si trova il David di Michelangelo? Via. Michelangelo. A Firenze. Lui ha risposto a Firenze. Maria Grazia. La risposta corretta è che è una città che si trova in Toscana ed è... Firenze! Giuseppe Conte è stato l'allenatore di quale squadra di calcio? Via. Giuseppe. Ragazzi, senza rimanere muti. No, la... Giuseppe Conte. Ma come? Una squadra di serie B? Devo darti il nome, però aspetta. Sì, banana, facile. Allora, che perché era scaduto il tempo? Giustamente loro dicevano Giuseppe. Giuseppe Antonio Conte sarà sicuro. La verità è che Giuseppe Conte è Antonio. No, è Antonio, è l'allenatore. Chi è Giuseppe Conte? È suo fratello. No, il fratello. Il cugino. È presidente del consiglio. È il presidente del consiglio, ragazzi, va bene. La risposta era nessuna. Quanti sono i giocatori in campo in una squadra di pallavolo? Via. 6. Lui ha risposto 6. La risposta corretta. La risposta corretta è 6. Chi è il regista del film premio Oscar La grande bellezza? Via. Ah, lo so, è quello pelato vecchio, aspetta.
3 secondi. Quentin Tarantino. O Tarantino, così. Quentin Tarantino. Io lo sapevo, io posso dirla? Chi è? È Benigni. No, Benigni. Benigni. Lui ha detto Tarantino, ha detto lui. Ma tipo o Tarantino o Sorrentino. La risposta corretta è Paolo Sorrentino. Paolo Sorrentino. Fategli un applauso. Perché se lo merita. Se lo merita. Simo esulta. Sì, sono contento. Vabbè, se tutti esultano così. Va bene, grazie mille per il momento. Continuiamo a crederci e andremo in finale. Ciao ragazzi. Chiamo il gentil Marco che ci viene a raccontare l'aneddoto con il nostro Giorgio. Ma cosa è successo? Allora, io vorrei ricordare che Giorgio è pericoloso. Molto, molto pericoloso. Devo stare attento. Perché nello shakerare questa scatola e non rifarlo. L'ho tirata dappertutto. Esatto, quest'anno non lo puoi più fare. No. Altrimenti, Lorenzo, dillo tu. Infatti io appena sono arrivato qua gli ho detto non farmi mescolare. Esatto, quindi non mescolare. Quindi faremo. Me la ricordo. Allora, il compito di mescolare lo lasciamo a Pino, Jacopo. Pino, grande Pino. Pino. Un applauso a Pino. Pino quando sta, Pino quando sta, noi quando sta. Grandi cori. Vabbè, caro Pino, vai te a mescolare, a pescare la domanda. Al Met Gala 2019. Già non la so, te lo dico. Katy Perry ha scelto due outfit che rappresentavano che cosa? Il mare e il cielo. È molto ti giuro, è molto poetico. E infatti, l'ho tirata a caso. Bello, anzi, lo proponiamo sempre per il Met Gala 2020. Gara Katy Perry. Mare e cielo. Mare e cielo, perché è molto più bello, di sicuro molto più stiloso, molto più poetico di hamburger e lampadario. Ma come si è vestita malissimo. Ma che schifo. Un commento. Come si è vestita qua? A Katy. Ma vai a casa che sei la pescivendola. Come si va a vestire? Dove si trova la città di Vienna? Vienna è la capitale dell'Austria. La risposta è corretta. Bello, bello, giusto, giusto. Una risposta giusta, una risposta sbagliata, una banana rimasta. Ce la possiamo fare, ci crediamo Pino. Ci crediamo. Ci crediamo. Dai. Radio. Radio? Tu ascolti la radio? Poco. Che radio ascolti? RDS. E radio sportiva. Allora, vediamo, ce la puoi fare. Ma ci proviamo. Chi ha recentemente preso la guida della rinnovata stazione radiofonica M2O? M2O è una bella radio. È una bella radio. C'è tipo tutta quella musichetta. Allora, è passata in mano al fratello di Linus. Fratello di Linus? Sì. Fratello di Linus. Che si chiama? Mario. Non lo sapevo che Linus avesse anche un altro fratello. Fratello che si chiama Mario. No, purtroppo no. Mario non fa niente. Bello, magari. Peccato. C'è Albertino. Albertino gira tutte le discoteche del nord Italia. Il fiume Adige passa per quale città? Milano o Napoli? Il fiume Adige non passa né per Milano né per Napoli. Ma neanche i trabocchetti riusciamo a far cascare la risposta corretta. Ma il fiume Adige, vi dico anche in posti passa. Allora, passa sicuramente in Veneto, sfocia nel mare Adriatico. E secondo me passa anche dal Trentino Alto Adice, c'è l'Adige, quindi giustamente. Se ci ho preso, però voglio una risposta giusta. Io non posso confermare. Però un applauso. La risposta è corretta. Pesca la prossima domanda, ci crediamo, c'è ancora tanta geografia qua dentro. Televisione. La guardo la televisione. Uomini e donne. Che posto da fatti, va. Salutone a Maria Nazionale, Maria De Filippi. Ciao. Apprezziamo tantissimo i tuoi programmi. Allora, vai. La domanda è: nel programma Uomini e Donne, chi è soprannominato il gabbiano del trono Over? 10 secondi. Sarà un vecchio se è Over. Sì, ma abbiamo bisogno del nome. Allora, io di Uomini e Donne conosco solamente Sossio Aruta. Sarà uno che si chiama Mario. Giorgio, secondo me. Giorgio Manetti, ma purtroppo non possiamo accettarla. Io lo stesso un applauso per Giorgio lo farei. Le
esperto della geografia. Io sono forte solo in geografia. Quando faremo il banana quiz sulla geografia, sarai ospite fisso. Sì, geografia. Sarai l'esperto. Geografia sono forte, geografia e sport, sono quelli i miei temi. Peccato, peccato. Grazie anche a Pino. Un applauso a Pino. Un salutone finale. Salutiamo tutti. Ciao, ciao, ciao. Tu hai partecipato anche l'anno scorso, ma ricordiamo, come ti chiami? Lorenzo Veronese. Accompagnato da? Riccardo Della Vecchia. Ok, di dove sei? Voghera. Bacia. Addirittura. Di leggere tu? Devo leggere, beh certo. Chi è il personaggio italiano con più follower su Instagram? Via. No, no. Mi viene a dire Dennis Dosio, però ce l'ho qua. Fedez. Prova a dirlo. Chiara Ferragni. Era sempre la stessa famiglia, però era Chiara Ferragni. Poi ragazzi, Dennis Dosio. Dennis Dosio. Lui è cugino di Dennis Dosio. Veramente? No. Rinnega. Io mi dissocio. Rinnega di esserlo, tu pensa. Calcio. Chi ha vinto il primo campionato in assoluto di Serie A? Via. Genova. Lui risponde Genova. Togli la V. Genova. La risposta è corretta. Come si chiama una figura con 9 lati? Quattro secondi. Riccardo Della Vecchia. Non lo so. Prova. Ennagono. La risposta corretta è Ennagono. Sono anche bocciato, no? Ennagono. E quindi perde la banana. Come si intitola il singolo musicale di debutto di Follettina Creation? No, me l'ha fatta sentire mia sorella l'altra volta. Ci sono Follettina. A scuola mi prendevano in giro. 6 secondi, dai. Mi chiamo Luis. Non lo so, ma come faccio? So la canzone, ma non lo so. Non lo so. La re Gina di YouTube. No, sono troppo trash. Ma non sto a guardare YouTube. Cosa vogliamo dire a Follettina Creation, che ci sta guardando sicuramente? Che è una figa della Madonna. Soprattutto perché? Perché il suo spasimante segreto è un certo ragazzo che si chiama Gabriel Passarella. Passarella, esatto. Pensavo Dennis Dosio. No, è a casa Dosio. Purtroppo Dennis, è a casa anche Gabriel. Dennis Dosio è di Martina Magnani. Ma cioè, questo Gabriel con Follettina, nel senso, cosa l'ha colpito? Il brufolo che ha qua. No, è il neo che ha qua. Il neo, ho capito. Sì. Vabbè, ma ci si innamora spesso dei nei, no? Sì. Ti sei mai innamorato di un neo? Di tanti nei. Sì. Si chiamava Roberto. Vabbè, non... La mia non si chiamava così. Non voglio andare oltre. Va bene, grazie mille, grazie, grazie. Abbiamo una concorrente estera. Esatto. Nome? Veronica. Nome esterissimo. Da dove vieni? Da Lugano. Oh, fantastico. Allora, pesca la prima domanda, si precisa come un orologio svizzero. Non credo. Fantastico. Dove si possono trovare le palle di Mozart? In Austria, a Vienna. Dove esattamente? Nelle pasticcerie austriache. Va bene, la possiamo accettare. Va bene, va bene. In quale città venne incoronato Carlo Magno? 5 secondi, tu ti ricordi l'anno? Era nell'Ottocento, nella notte dell'Ottocento. Mi fido tantissimo. Dove? Sì. Non è in Grecia? Città? Atene? Adesso sei sbagliata. Sembra giusto. Carlo Magno è stato incoronato a Roma. Però l'anno non lo so, chiediamo la città. Mi sembrava però lo fosse l'Ottocento. Dopo controlliamo, promesso. La notte di Natale. La notte di Natale, quello è vero, quello me lo ricordavo. Allora, quello sì. Assolutamente. Comunque avevo pensato a Roma, però mi sembrava più greco, non so perché. In matematica, una frazione è un rapporto fra cosa? Fra due numeri? La risposta è corretta. La risposta è corretta. Andiamo avanti. Chi era il presidente degli Stati Uniti quando scoppiò la guerra di secessione? La guerra di secessione. E più o meno che anno era? 5 secondi.
Abramo Lincoln. La risposta è giusta! La risposta è giusta! Impressionante! Dread e Yotobi. Dread e Yotobi sono diventati famosi grazie a cosa? YouTube. La risposta è corretta, possiamo accettarla? Facciamo che l'accettiamo perché se andate avanti bene. A quanto equivale la potenza 2 alla terza? 1000. Come? Spiega il calcolo. No. Spiegaci il calcolo che hai fatto. Non so perché mi è venuto in mente tipo la notazione scientifica, tipo alla terza. E quindi mi è venuto in mente. Cioè, la risposta era sbagliata. La risposta è 8. Mi spiace. Perdi una banana. Faccio la verifica sulle notazioni scientifiche, quindi mi è tipo. Mi sembra corretto. Come si chiama la parte colorata dell'occhio? 10 secondi. Iride. La risposta è corretta. Andiamo avanti. Come si chiama il palazzo della residenza londinese della regina d'Inghilterra? Buckingham Palace. La risposta è corretta. Qual è il nome dell'album dei Beatles che sulla copertina ha i quattro componenti che attraversano delle strisce pedonali? Cinque secondi. Ho in mente, non lo so il nome. Lorenzo Bosi vi saluta. No, aspetta. Ho in mente, non lo so. Mi dispiace. La risposta corretta era Abbey Road. Non lo sapevo, mi dispiace. Vabbè, per recuperare un pochino. Un componente dei Beatles. John Lennon. Va bene. Va bene, dai. Puoi essere un pochino, un po' ti scuso, ma poi. Ok, un pochino. Va bene, finisce qua la tua avventura al Banana Quiz. Un salutone finale. Ciao a tutti e grazie. Grazie, un saluto anche a tutti. Ciao. Allora, la prima puntata del Banana Quiz 2019 finisce qua e io ci terrei a fare un applauso a questi due ragazzi. Fatevi un applauso anche da soli, eh. Bravissimi. C'è la nostra quiz blogger Carolina, ecco. E questo conduttore nato, diciamolo, Lorenzo, sei stato bravissimo. Grazie mille, grazie. Davvero, bravissimo. Allora, siamo arrivati alla fine, è arrivato il momento di dire insieme il nome del vincitore. E allora, ha vinto la prima puntata del Banana Quiz 2019. 1, 2, 3, Simone! Sì, sono contento! Bravo Simone! Ci rivediamo in finale a novembre. L'appuntamento col Banana Quiz ovviamente è su tutti i canali social dove potete seguire che cosa? Tutto ciò che rappresenta il Banana e tutti i nostri eventi, tutte le serate, promozioni, storie, le vostre storie, taggando chiocciola Banana Salice Terme, verrete ripostati, taggate anche me, Lorenzo Bosi 19. Sì, già che ci siete, taggate tutti, va bene. E diamo l'appuntamento a quando? 6 luglio, io vi aspetto per la seconda puntata, non mancate, io vi aspetto. Esatto, ciao, ci vediamo a luglio!